Professoressa Lucia Frittitta, un nuovo progetto del Dipartimento MedClin, si chiama MedClin Informa. In cosa consiste? Forma che il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Catania lancia oggi è un progetto nell'ambito della terza missione del Dipartimento e ha lo scopo di portare all'attenzione dei cittadini alcuni temi importanti sulla salute e sulla prevenzione delle principali patologie. Quindi si parla di alimentazione sostenibile, si parla di prevenzione delle malattie tumorali, dell'importanza dei vaccini, dell'importanza appunto anche delle intolleranze alimentari e della celiachia. È un progetto che è stato fatto in collaborazione con due enti presenti nel territorio, quindi uno è il Comitato Popolare Antico Corso e l'altro è l'Allegatoria Prampolini. L'idea è proprio quella di disseminare i risultati non soltanto della ricerca e della scienza, ma anche i più importanti risultati della clinica, dell'importanza appunto dei corretti stili di vita, della prevenzione delle patologie, delle principali patologie, con l'ottica appunto di informare e formare i cittadini al di fuori appunto su quelle che sono oggi le evidenze scientifiche. E quindi è un tentativo dell'università di uscire dalle proprie aule universitarie e andare incontro al cittadino, ai cittadini che sono interessati, in modo tale appunto da coinvolgerli in quelli che possono essere i risultati della ricerca in ambito biomedico. Questi incontri hanno l'obiettivo di affrontare gli argomenti che sono nella routine della vita quotidiana, che vanno dal come scegliere i prodotti che sono poi sulla nostra tavola, non solo dal punto di vista di qualità, ma anche sostenibili. Oggi è molto importante pensare anche a quello che è l'impatto sull'ambiente, quindi quando facciamo la spesa è importante capire anche cosa compriamo. Quindi affrontiamo questi argomenti che vanno dalla scelta di una stile di vita sana che parte dall'alimentazione, ma anche l'attività fisica, cosa fare e anche si parlerà di cosa non fare. Successivamente affronteremo la problematica delle malattie infettive, in particolare della vaccinazione e dell'antibiotico resistenza. Oggi si fa un abuso di antibiotici, quindi anche questo aspetto sarà affrontato. E infine, in questo primo ciclo di incontri, parleremo della prevenzione dei tumori, anche qui andando, spaziando da quelli che sono, gli screening, alla scelta anche di alimentari che possono avere un impatto sulla prevenzione di queste malattie. È una collaborazione importante per noi perché parlare dei temi della salute, specialmente in un periodo in cui l'Italia e la sanità hanno ridotto moltissimo l'accesso, il diritto alla salute da parte dei cittadini, è un'opportunità che noi vogliamo cogliere e soprattutto offrire al quartiere, agli abitanti, in modo che possano avere degli spunti di informazione per mantenersi in salute, quindi evitare lo stato del malessere, lo stato di malattia. Dunque, in realtà io credo che le librerie siano veicolo di giusta informazione, di buona informazione. L'informazione medica, e l'abbiamo visto con il Covid, è fondamentale affinché i cittadini e le cittadine siano consapevoli dei passi da fare per la propria salute e per quella dei loro cari.